Un saluto a tutti i lettori di Genova e della Liguria. Sono Tim Bruno e sono qui per parlarvi di questo mio libro da poco uscito, Factory, edito da Rizzoli. È la storia di un vecchio ratto solitario, Scorza, che ormai da alcune stagioni ha trovato il modo di entrare in una factory, in uno stabilimento industriale per l'allevamento degli animali. All'interno la factory è un luogo grigio e cupo dove gli animali sono stretti in recinti così piccoli che a malapena possono muoversi, ma per il vecchio Scorza è una buona soluzione. All'interno della factory può trovare cibo in abbondanza e anche il tepore per sopravvivere durante l'inverno. Tutto sembra procedere bene per un po', ma un giorno, per combinazione, per un accidente, Scorza cade mentre sta rubacchiando al solito un po' di foraggio, cade sul tapirulan che riempie le mangiatoie. Ed è così che si ritrova muso a muso con un vitello bruno ma con una macchia di pelo bianco che splende proprio al centro della fronte. Dopo un primo momento di sorpresa e di diffidenza tra questi due animali, pur così diversi, nasce un'amicizia. E il vitello, che ha solo un codice, si chiama A550, è pieno di vita e di curiosità e vuole sapere tutto, del mondo di fuori. Il vecchio Scorza, inizia così a raccontargli di questo mondo che sta oltre le pareti, della factory e, gli porta anche alcuni doni, proprio a testimonianza, del mondo di fuori. Ma un giorno arriva, una domanda che, a cui Scorza non sa rispondere. Potrò venire anch'io nel mondo di fuori? Chiede A550. Mi porterai con te a vedere le nuvole, gli uccelli, gli alberi e tutto il mondo che mi hai raccontato? Il povero Scorza, questa domanda lo getta proprio nello sconforto e nel tormento. E così, alla fine, Scorza decide di dire addio al vitello A550 e di non andare più alla Factory. Adesso allora io vi leggerò proprio il momento di questo addio, dove appunto a parlare sono il vecchio ratto Scorza e il vitello A550. Sono venuto a dirti addio, non potrò più venire alla Factory. Il vitello sgranò gli occhi e ammutolì. Mi dispiace, aggiunse Scorza, quasi spaventato dalla sua reazione. Ma perché? È una lunga storia. Portami con te, lo supplicò A550, sbattendo contro il recinto. Mi avevi detto che saremmo andati assieme nel mondo di fuori un giorno. Lo avevi promesso. Sì, ma ora non è più possibile. Perché? Sono diventato troppo grande per passare nel buco. Scorza annuì in silenzio. Ecco, lo sapevo io. Ma non c'è un altro passaggio? Mi piacerebbe tanto vedere gli uccelli, le nuvole, gli alberi. Cerchiamo un passaggio più grande, Scorza. Ti prego, ci deve essere un modo. Il ratto soffiò. Non c'è nessun passaggio, lo vuoi capire? Non c'è nessun modo per voi di uscire dalla Factory. Finirete tutti giù per lo... Il ratto si interruppe. Dove? Ti prego, lo supplicò, non chiedere più. A 550 lo fissava attonito. I suoi occhi color nocciola si erano fatti lucidi di lacrime. Non vedrò mai il mondo di fuori? Chiese con un filo di voce. Scorza scosse la testa. Addio, A550, disse il ratto, incamminandosi lungo il condotto. Aspetta, gridò il vitello. Scorza si fermò senza voltarsi. Avevi detto che avrei avuto un nome vero. Il ratto esitò. Fiore, disse infine. Fiore, ripeté il vitello. Che cos'è un fiore? Un fiore, rispose il ratto, è la cosa più bella che esista nel mondo di fuori, la più splendente e la più effimera, disse Vibrissa. Ora, se volete sapere come continua la storia del ratto Scorza e del vitello Fiore, perché questo sarà il suo nome di qui in avanti, beh, ci sono molte sorprese e forse questo addio è solo un arrivederci. Leggete
Factory, edito da Rizzoli. Buona lettura.